Eccoci sulla strada per Carrega, Carrega Ligure. Abbiamo lasciato da poco Cabella e ci siamo fermati un attimo per farvi vedere questa nuvola che sta incombendo verso di noi. Ecco, con un'acqua bestiale siamo arrivati a Carrega Ligure. Andiamo a vedere. Cari amici, con la macchina inchiostrifera siamo arrivati a Carrega. Abbiamo visto prima il municipio. Questo è il campanile della chiesa e chiedendo informazioni per andare sull'Antola, abbiamo incontrato un simpatico amico vestito da lavoro che vorrebbe coltivare le patate in un piccolo appezzamento di terreno che ha qua, ma non ce la fa per via del tempo. Eccolo qua. Gli abbiamo parlato e abbiamo scoperto che si tratta del signor Rioncini, originario di Rossiglione, che adesso abita a Toriglia, eh? E ha qui una casetta qui a Carrega dove viene all'estate praticamente. E gli abbiamo dato una copia del nostro giornale, l'inchiostro fresco. Belle queste conoscenze. E un saluto per i lettori dell'inchiostro fresco. Ok, un saluto per il giornale. Ecco, che la pioggia ci ha lasciato un attimo di respiro. Stiamo salendo e cosa abbiamo visto? Abbiamo visto un castello, o perlomeno quello che resta di un'antica fortificazione, che la stanno valorizzandola Inerpichiamoci. per l'antica mulattiera. Sono nato anch'io. Giriamo attorno a questa fortificazione. Ecco. E qui si controllava bene la valle, eh? Questo è il sentiero 200 che porta all'Antola e qui siamo a Capanne di Carrega, però adesso c'è uno sprazzo di sole, però pensiamo di ritornare indietro perché il tempo non ci permette questa bella Siamo escursione. arrivati qui. A Gorreto, comune del Parco dell'Antola, qui inizia la provincia di Genova, o meglio la città metropolitana di Genova, e qui È è l'inizio del percorso numero 200 che ci porterà da Passo Tre Croci, Celeste, Monte Antola e al Monte Antola in 1 ora e 55. Bello, bello. E questo giro quando lo faremo, Giusy? Quando ci sarà bel tempo, non ci saranno tuoni, fulmini e saette, non si può fare la Ecco, qui passeggiata siamo con questo. in località Casa del Romano. Abbiamo parcheggiato la macchina in una bella piazzola che è praticamente un poggiolo sui monti. E qui siamo arrivati a questa bellissima chiesetta. Non so se è una chiesa. E dietro intravediamo un osservatorio che adesso. Ed eccoci alla Casa del Romano. Vieni, passiamo di qua. Prima di scendere verso Toriglia, Casella, Pusalla e poi rientrare. Com'è? Ma ti puoi appoggiare, chiedi. Ma è calda? Facci piacere. Fascia fu capitale dello Stato partigiano nella guerra di liberazione 8 settembre 1943-25 aprile 1945. Questo monumento rappresenta il comandante Bisagno in una postazione contro i feroci rastrellamenti nazisti. Sarà stato lui il comandante Bisagno. Ecco, penso che si veda bene. Questo sì, è un bel Bel monumento, ben monumento. inserito nel contesto e che rende onore alla memoria. Questo monumento, che abbiamo visto prima dal basso, adesso lo raggiungiamo attraverso una scalinata, lo hanno ambientato proprio in una parte di una vecchia casa dove molto Hanno fatto la probabilmente Bisagno. No, hanno fatto la postazione, Sì, ma ricostruita. no, ma secondo me è un pezzo proprio della vecchia casa dove erano asserragliati in Guarda che quell'epoca. bella Ecco, questa. ma è fatta proprio bene questa sia la statua, il monumento, il contesto. Monte Rinnovo i Bruno. complimenti ed ecco cosa abbiamo visto.
I cavalli di Monte Bruno. Belli. Ecco, siamo arrivati adesso a Torriglia, abbiamo parcheggiato, andiamo a cercare il Garita Bar. Cosa c'è qui dentro? Ma guarda, una sorgente. Boh, ti dico che... viene giù l'acqua, vedi, ci sono i rubinetti qua sotto. Guarda, una punta di una roccia che spunta, la spada nella roccia. Eccoci sempre qui per Torriglia a far due passi e adesso abbiamo incontrato casualmente questo ottimo bar e andiamo a prenderci un buon caffè. Ma lì non crede, fa più male. E qua che arriva? Arriva lui! In casa c'è! Per sperare! Ecco, il trenino è sempre pieno, ci stanno dicendo, e la cosa ci fa piacere.